C'è amici e c'è amiche. Se vuoi sedurre e far innamorare chi desideri, devi imparare a gestire l'emotività delle persone che ti interessano. Se non sei in grado di gestire l'emotività delle persone che ti interessano, non sarai mai in grado di far innamorare, di coinvolgere nessuno, perché l'innamoramento passa attraverso la gestione dell'emotività. Esiste un linguaggio ben preciso che la nostra parte emotiva utilizza, perché la sfera emotiva in realtà è un'intelligenza, non è un qualcosa di diciamo senza un'intelligenza o senza un metodo, una forma. Noi ogni cosa che facciamo la facciamo perché spinti proprio dalla parte emotiva. E quindi dobbiamo imparare a conoscere questo linguaggio. Non è un linguaggio logico-razionale, quindi noi non possiamo parlare con la parte emotiva delle altre persone come allo stesso modo come se parlassimo, diciamo, alla sua parte logica. Quindi non possiamo comunicare attraverso il linguaggio non verbale, attraverso il linguaggio verbale. Se parliamo attraverso il linguaggio verbale, ci capisce prevalentemente la sfera logica dell'altra persona. Non è sempre detto che sia così, perché anche il linguaggio verbale ha dei parametri analogici. Ad esempio, se io dico a una persona non devi amarmi, emetto una comunicazione a doppio livello. La parte logica capisce non devi amarmi, quindi capisce la negazione e tutto sommato se ne resta tranquilla, perché la parte logica è come una barchetta, diciamo così, che vuole sempre stare, navigare su un mare calmo, mentre invece la parte emotiva, se io dico non devi amarmi, non riconosce la negazione, quindi capisce amami, ma questo comando arriva in modo nascosto direttamente alla parte emotiva, perché la parte logica non mette le difese, non mette dei blocchi, perché non si rende conto del messaggio potenzialmente pericoloso per lei, viene fregata fondamentalmente. D'altra parte, se io ti dico non pensare al cavallo bianco, non pensare al gatto che insegue il topo, tutti penseranno istantaneamente al gatto che insegue il topo e lo pensano istantaneamente al gatto che insegue il topo perché non c'è, perché si crea subito un'immagine, non esiste la negazione. Se tu vedi un cartello davanti ai tuoi occhi e sai leggere, non puoi fare a meno di leggere. Poi potrai non utilizzare questa informazione. E quindi è molto interessante riconoscere questo linguaggio. Tutto questo lo spiegherò, diciamo, in questa lezione venerdì prossimo, domani, praticamente 29 aprile a Torino, per questa lezione, diciamo, sulla seduzione, su come sedurre le altre persone. Verrà insegnato appunto il linguaggio della parte emotiva. E sì, è un linguaggio molto pragmatico che si può imparare rapidamente. È fondamentalmente di due tipologie. È un linguaggio non verbale, quindi sono fondamentalmente dei microsegnali non verbali che ci dicono se il semaforo è verde o se il semaforo è rosso, se ad esempio se io interagisco con una persona e questa persona guardandomi, ad esempio, emette un segnale di questo genere o di questo genere, indipendentemente da quello che mi sta dicendo a livello logico-razionale, io decodifico che praticamente a livello emotivo mi sta rifiutando. E posso anche capire se questa persona mi sta mentendo praticamente. Capisco se mi sta mentendo, se a questo gesto c'è un'affermazione. Perché praticamente l'affermazione è praticamente nega quello che io sto dicendo. Se una persona mi dice caro Massimo, ti amo tanto, e mentre mi dice ti amo tanto emette un gesto di questo genere, significa che forse a livello logico vorrebbe anche amarmi, ma la parte emotiva è un cavolo che vuole amarmi, e anzi, è veramente mi stai rifiutando, quindi è un po' come se la parte emotiva dicesse: ma che cavolo stai dicendo? Io non ti amo assolutamente. E lo sta dicendo alla mia parte emotiva. E diciamo, queste altre cose, ripeto,
verranno comunque spiegate venerdì, domani alle 21 a Torino, in via del Carmine 11. Chi fosse interessato, comunque trova poi nel video, metterò il link. Comunque mi contatti pure al 333 1511 703. E dalle 21 alle 23:30 a Torino, in via del Carmine 11, presso il Container Concept. Però questo non è l'unico linguaggio, il linguaggio della sfera emotiva, c'è anche un altro linguaggio che è il linguaggio simbolico, il linguaggio analogico. Il linguaggio simbolico e analogico riporta ai turbamenti di base. I turbamenti che le persone hanno vissuto all'interno della famiglia d'origine. Questi turbamenti continuano a condizionare fortemente ancora la nostra vita, continuano a condizionare la nostra vita emotiva e anche la vita adulta. E uno dice: ma come mai un qualcosa che mi è capitato, che ne so, 20 anni fa, 30 anni fa, 100 anni fa, dipende dall'età, continua ancora a condizionarmi oggi. Perché questo imprinting emotivo continua a condizionarmi ancora oggi dopo tanto tempo? Perché la nostra sfera emotiva tra le tante caratteristiche, ne ha una fondamentale, che è quella che non distingue la cronologia temporale. Per la parte emotiva può essere molto più attuale, qualcosa che mi è capitato appunto 20, 30, 40 anni fa. Fa parte del mio presente rispetto a qualcosa che mi è capitato ieri. È la parte logico-razionale, la nostra sfera cognitiva che distingue, diciamo, il passato dal presente e dal futuro. Anche per la parte emotiva c'è un passato, un presente, un futuro, ma non è lo stesso nella parte logica. Mentre per la parte logica si basa sul tempo, quindi qualcosa che mi è successo 20 anni fa è più passato di qualcosa che mi è successo ieri, e qualcosa che mi è successo 30 anni fa è ancora più passato di quello che mi è capitato 20 anni fa. Per la parte emotiva non è così. Per la parte emotiva è il contenuto emotivo che rende un qualcosa di presente o di passato. Quindi un qualcosa che mi è capitato da bambino, ma che mi ha coinvolto fortemente dal punto di vista emotivo e mi ha generato un turbamento molto forte, e diventa un qualcosa di attuale, di presente, che condiziona ancora oggi la mia vita, nel bene e nel male, anche se non c'è più nessun riscontro da un punto di vista logico, perché io non sono più quel bambino di una volta, i miei genitori o gli adulti significativi non sono più quelli di una volta, ma questo non importa. La parte emotiva è comunque sempre attiva indipendentemente dal tempo. Normalmente sono le situazioni negative quelle che ci condizionano maggiormente, quelle che ci fanno soffrire di più e che generano un imprinting. Ognuno di noi nella sua vita avrà avuto sicuramente delle vicissitudini positive e delle vicissitudini negative. Nessuno ha avuto solo esperienze positive o solo esperienze negative. Però quelle che la nostra sfera logica reputa come negative sono quelle che condizionano maggiormente. Condizionano maggiormente perché hanno lasciato un imprinting. Per capirlo non ci vuole molto, basta che pensiate, che ne so, alle vostre vacanze. Avrete fatto diverse vacanze che vi saranno anche piaciute, ma tutto sommato dopo un po' magari ve le siete anche dimenticate. Se invece nel corso degli anni, diciamo, anche 30 anni fa, aveste avuto una vacanza dove l'aereo rischiava di cadere, dove, che ne so, lo tsunami rischiava di travolgervi, quella vacanza lì non ve la dimenticherete mai più. Continuerà a condizionare la vostra vita per tutto il tempo e può generare addirittura una fobia, per cui non vado più sull'aereo perché 50 anni fa l'aereo rischiava di cadere, io non ci vado più perché ho paura. E quindi la nostra parte emotiva agisce in questo modo, agisce per analogia, indipendentemente dal tempo, per cui i nostri turbamenti vissuti nell'infanzia ci condizionano ancora oggi, anche se siamo adulti e anche se da un punto di vista logico-razionale non ci ricordiamo neanche più di quello che ci è successo. Eppure lo possiamo mettere in atto, eppure anche se è un qualcosa condiziona ancora fortemente la nostra vita. Conoscere queste dinamiche è importante perché se io vado a riprodurre
lo stesso tipo di turbamento che la persona ha vissuto nell'infanzia, questo turbamento che vado a riprodurre mi farà identificare come una fonte erogatoria di tensioni emotive. E questa fonte erogatoria, diventando una fonte erogatrice, diciamo così, di tensioni emotive, vado a sedurre la parte emotiva dell'altra persona, vado a coinvolgerla perché la parte emotiva, un'altra caratteristica, è quella che non distingue bene e male, non distingue piacere o sofferenza, ma si aggancia alle emozioni, si aggancia semplicemente alle emozioni, quindi alle tensioni, potremmo dire, emotive. E questo appunto verrà spiegato domani in questo corso dalle 21 alle 23:30 in dettaglio, ovviamente. Adesso cerco di fare un'infarinatura a Torino, in Via del Carmine 11, presso Container Concept. Chi fosse interessato anche a info, così può scrivermi o su WhatsApp, eccetera. Il numero è il 333 1511 703. E riprendo comunque ancora un secondo discorso per dire che quindi noi possiamo capire quelle che sono le esigenze emotive delle altre persone in base alla comunicazione simbolica e possiamo capire il tipo di conflitto che queste persone hanno vissuto. Ad esempio, chi mi gesticola sempre in questo modo, esibisce simboli di questo genere, sono simboli femminili, è morbido, avvolgente, protettivo. Mi sta dicendo che comunque con la mamma ha avuto una relazione distonica. Distonica cosa significa? Significa che si è alimentato di questo conflitto, del conflitto vissuto con la mamma. E allora, se ha avuto una mamma diversa da quella che avrebbe voluto avere, lui cercherà nel mondo di, diciamo, comportarsi secondo il modello archetipico materno. Cioè, ha avuto una mamma diversa da quella che avrei voluto avere, e come fa la mia parte emotiva a prendersi sempre, costantemente, a ricordarmi costantemente questo conflitto e ad alimentarsi costantemente di emotività? Mi fa, come dire, comportare per analogia o per contrasto secondo questo modello archetipico materno. Il modello archetipico materno è un modello che sta dentro di noi. Potrei anche non aver avuto, come dire, un'educazione da parte di una madre comunque completamente assente, ha lasciato un imprinting dentro di me, anche perché l'essere umano nasce per forza dalla fecondazione, diciamo, di uno spermatozoo con un ovulo che genera un uovo, quindi tre simboli fanno parte della nostra vita, lo spermatozoo è il simbolo paterno, l'ovulo è il simbolo materno. E l'uovo che nasce è il simbolo ego, egocentrico, sono io fondamentalmente. E quindi noi siamo intrisi, diciamo, di questi simboli, non possiamo farne a meno. Sono simboli che fanno parte, diciamo, del nostro DNA psichico. E anche se poi crescendo, diciamo, o anche da piccoli veniamo adottati, siamo, che ne so, trasferiti in un orfanotrofio, i genitori muoiono in un incidente, non ci sono più, si occupa qualcun altro, ma l'essere umano ha questa caratteristica che nasce prematuro. Noi, un bambino piccolo, se lo prendi, lo lasci lì fermo, non potrà mai e poi mai, come dire, vivere. Ha sempre bisogno di un adulto significativo, quello che gli americani chiamano caregiver. E quindi abbiamo sempre la necessità, diciamo, di identificarci. Quindi su questo adulto significativo, o più di uno, diciamo, noi andremo a proiettare questi tre simboli che abbiamo dentro. Quindi lo spermatozoo, tra virgolette, il simbolo paterno, l'ovulo, il simbolo materno, e l'uovo, cioè noi, il simbolo egocentrico. Quindi questi tre simboli si riorganizzeranno, diciamo, al loro interno per svolgere una funzione. La funzione che devono svolgere è quella di farci vivere delle emozioni, perché sono al servizio, per così dire, della parte emotiva. Però possono farci vivere delle emozioni, anzi, lo fanno, mi ricollego a quanto detto prima, che l'imprinting, chi lascia il segno, è quello più negativo. La vacanza dove l'aereo rischiava di cadere, te la ricorderai per sempre, ti lascerà il segno per sempre. Quindi questi simboli cercano di riproduce emozioni andando a farci rivivere quel tipo di turbamento che ci ha fatto in qualche modo soffrire, ma che ha dato un forte nutrimento. E questo è importante quindi conoscerlo su se stessi, perché se lo conosco su me stesso, riesco, se lo conosco su me stesso, riesco a capire
quelle che sono le mie esigenze e riesco a capire che se faccio qualcosa di sbagliato, come dire, cioè mi coinvolgo con qualcuno che mi dà sofferenza fondamentalmente, è perché questa persona ha amplificato questi turbamenti che ho vissuto. Quindi il fatto di esserne consapevole è fondamentale perché posso mettere in atto dei meccanismi di difesa e se non ne sono consapevole che non riesco a mettere in atto dei meccanismi di difesa. E per cui leggere questo tipo di comunicazione su me stesso è basilare per evitare di incrociare sempre con la persona sbagliata, perché poi le persone si lamentano, dicono: "Ah, io incontro sempre quello sbagliato", però, come dire, se non te ne rendi conto, poi alla fine non lamentarti, ma per rendertene conto devi avere la conoscenza. Senza conoscenza non te ne renderai conto perché avrai una parte emotiva che farà annebbiare completamente la parte logico-razionale e quindi se ne, come dire, non ti farà vedere niente. D'altra parte, quando siamo innamorati, se pensate, quando siete innamorati, vi capita proprio questo. Le classiche, come diceva la nonna, fette di prosciutto sugli occhi. Tutti gli altri si rendono conto. Solo tu non te ne rendi conto. E quindi è importante conoscere questo linguaggio. Io ricordo solo agli spettatori che di questo tema parlerò domani a Torino alle 21, dalle 21 alle 23:30 in Via del Carmine 11, dove verrà svolto in modo completo un corso appunto sulla seduzione verso gli altri, sulla seduzione verso se stessi. Potete contattarmi, chi fosse un po' interessato, al numero 333 15 11 703. Lo scriverò poi comunque nel video, nei commenti al video. E dicevo, quindi è molto importante riconoscere su noi stessi quali sono i turbamenti che ci governano per evitare di andare a sbattere sempre dentro la persona sbagliata. Non possiamo però neanche precluderci la possibilità di vivere l'amore, perché vivere l'amore è una necessità, se vogliamo, dell'essere umano. Dobbiamo imparare a mettere in atto però i giusti meccanismi di difesa e per fare questo dobbiamo, mi piace raccontare la metafora di Ulisse e delle sirene. Se ben ricordate, Ulisse, nell'interagire con le sirene, ha messo in atto dei meccanismi di difesa perché tutti i marinai precedenti si innamoravano al canto delle sirene, innamorandosi non capivano più niente, la parte logica era destrutturata e sistematicamente finivano sugli scogli. E però l'innamoramento è anche bello, vivere il pathos, vivere la tensione emotiva è anche molto bello. E quindi Ulisse era a conoscenza di questo perché è un'esigenza dell'essere umano. Se voi vi precludete di vivere l'amore, vi precludete una parte molto importante, farete incazzare fortemente la vostra parte emotiva che agirà contro di voi, vi farà venire qualche cosa, le somatizzazioni, le ansie, vi farà andare a giocare al casinò, vi farà mangiare smodatamente, fumare smodatamente, vi farà fare qualcosa. E quello che vi farà fare, diciamo, sono tutte cose negative, perché se vi precludete la possibilità di vivere un innamoramento, fondamentalmente vi precludete la possibilità di dare emozioni alla vostra parte emotiva e lei se le procurerà per i fatti suoi, fondamentalmente. E quindi dicevo, che cosa ha fatto Ulisse nell'approcciarsi con le sirene, nell'approcciarsi alle sirene? Ha messo in atto dei meccanismi di difesa. Il meccanismo di difesa di Ulisse è stato quello di farsi legare, non tapparsi le orecchie. Lui ha fatto tappare le orecchie ai suoi marinai e quindi i marinai non si sono vissuti il pathos dell'innamoramento. Lui invece si è fatto legare, quindi si è goduto tutto questo canto delle sirene, questo amore, questo pathos generato dal canto delle sirene, ma non è finito sugli scogli perché comunque era legato e quindi la nave veniva governata, diciamo così, dai marinai che, avendo le orecchie tappate, non potevano sentire il canto. E questo è stata, diciamo, un qualcosa di importante che dobbiamo imparare a fare anche noi. Dobbiamo imparare a fare riconoscendo i nostri turbamenti e riconoscendo che molte persone possono coinvolgerci facendoci soffrire. Perché il detto del sommo poeta "Mor che nulla amato, amar perdona" non funziona. Molte persone credono che io amo, e quindi se amo sarò ricambiato sicuramente. Questa purtroppo
o per fortuna, è una grande fesseria. Cioè, tu sei libero di amare, certamente, ma devi farlo con distacco dal risultato. Perché se ami con la speranza di essere riamato, quello che ti prendi è proprio un treno che ti attraversa, che ti asfalta da dietro, però non davanti, ti asfalta da dietro completamente e ti distrugge. Quindi amare non serve a niente per essere amati. È una grande possibilità che noi abbiamo, se riusciamo ad amare col distacco dal risultato, godendoci anche il turbamento, come dire, di non essere riamati. Paradossalmente, se noi fossimo in grado di fare questo, saremmo sempre felici. Perché io dico, oh, cavolo, oggi ho proprio amato questa donna che mi ha proprio mandato a cagare e questo mi ha dato proprio una grande emozione. Oggi sono proprio felice di questa emozione che mi sono vissuto perché un rifiuto così, no, erano anni che non lo prendevo. E mi ha fatto proprio godere un casino. La parte emotiva ragiona in questo modo. Se la parte logica riesce ad allearsi a questo modo di pensare, è che se invece noi siamo spinti, diciamo, dalle nostre esigenze, siamo spinti e non, dei nostri bisogni soprattutto, perché i sogni vanno benissimo, ma quando il sogno diventa un bisogno, praticamente siamo fottuti, perché basta una B davanti, cambia tutto il paradigma, diciamo così. E saremo destinati a fallire lì dove logicamente vorremmo riuscire. Anche questo lo dico sempre agli spettatori, lo spiegherò domani alle 21 a Torino in Via del Carmine 11, dalle 21 alle 23:30 presso Container Concept con questo corso che chi vuole appunto può partecipare domani alle 21 a Torino. Tutte le info, le iscrizioni, eccetera, al numero 333 15 11 703. E riprendo ancora un attimino il discorso, appunto per dire che quindi se io noto che una persona mi gesticola in questo modo, io riesco a capire che questa persona ha vissuto un turbamento lato materno nel rapporto con la madre. Uno dice: ma che mi frega a me di sapere se questa ha vissuto un turbamento con la madre piuttosto che col padre, con lo zio, col nonno, con nipote, eccetera. È importante nella seduzione, è importante perché se io riesco a sfruttare questo suo turbamento, ad amplificarglielo, verrò riconosciuto come persona significativa, persona in grado di erogare emozioni. Perché per la parte emotiva, una persona significativa è una parte che gli dà emozione, io gli do proprio quel quid di emozioni giusto. E ad esempio, in questo caso, se devo far sì che lui sviluppi un comportamento materno, un comportamento protettivo. E quindi io devo propormi nei suoi casi, in questo caso, per coinvolgerlo come uno pieno di problemi. E questo spesso le persone non lo fanno, fanno esattamente il contrario e se lo prendono in quel posto, sistematicamente. Se tu trovi una persona che ha avuto un conflitto con la madre e cerchi tu di risolvere i problemi, molti uomini fanno questo nei confronti delle donne, vanno lì e dico: ti vengo a prendere io, non ti preoccupare, ci sono io. Non pensare a niente, te lo prendi in quel posto, perché quella non si coinvolgerà mai con te, perché ha bisogno di farti da mamma, ha bisogno di farti da mammina e può farti da mamma solo se tu ti presenti problematico. Se vai lì e cerchi di risolvere i tuoi problemi a lei e dici: venga a prenderti io, faccio io, tu stai tranquilla. No, tu devi dire: guarda, mi piacerebbe tanto uscire con te domani, ma non posso, perché ho un problema. Ho un problema, non ho soldi, non ho la macchina, oppure la macchina rotta, ho un grosso problema che è più lungo del previsto da risolvere, non riesco a venire a capo di questo problema e non so come fare per uscire con te. Io mi presento in questo modo, è come se la parte emotiva si aggancia subito se ha vissuto un conflitto con la madre, lei. Perché mi vede come quello da proteggere, bisognoso. Una mamma dà un senso di protezione. E quindi inizia a coinvolgersi senza neanche saperlo. Magari da un punto di vista logico si lamenta con l'amica, gli dice: ah, guarda questo, sempre senza macchina, sempre, mi tocca sempre andare a prendere, scarrozzare in giro, eccetera, eccetera. Però si coinvolge. E se io voglio coinvolgere, devo usare, devo sfruttare questi turbamenti, non posso non prenderli in considerazione, perché se non li prendo in considerazione verrò sfanculato, non verrò considerato, verrò preso, diciamo, snobbato fondamentalmente.
Invece io non voglio essere snobbato, voglio essere, diciamo, voglio far sì che le persone si coinvolgano. Quindi devo io entrare nel loro mondo, io agganciare i loro turbamenti, non esserne agganciato. E questo però, ripeto, è anche molto importante per me, per capire che se io mi vivo sotto turbamento, e ogni persona che si presenterà come problematica tenderà a coinvolgermi, ma la mia parte logica poi mi sputerebbe in faccia, perché dice: tu volevi sempre una donna, per dire, affermata di successo, e vai sempre a coinvolgerti invece con quelle che sono piene di problemi, che sono sfigate, che ne so, problemi economici, problemi di ogni genere, e ti vai a innamorare di quelle. Mentre avresti a disposizione, che ne so, una brava ragazza affermata, di successo, che ne so, nel lavoro, e quella lì non ti coinvolge. E quindi, ma lo stesso vale anche per le donne. No? Noi dobbiamo capire appunto quali sono le nostre esigenze, perché se le capiamo, possiamo già iniziare a trasformare le cose. Il problema è quando non ci rendiamo neanche conto. Se non ci rendiamo neanche conto, ci innamoreremo, e quando poi siamo innamorati non possiamo più farci niente. Perché il meccanismo di difesa puoi mettere in atto prima di innamorarti, non dopo. Una volta che sei innamorato, tenderai a giustificare tutto. Ma quando sei coinvolto non c'è verso, tende a giustificare qualunque situazione che ti capiti, tende a giustificarla. L'altra persona, per quanto te lo inficchi in quel posto, tu la giustifichi. Ma non soltanto, diciamo, da un punto di vista sentimentale affettivo, anche da un punto di vista, che ne so, una madre che è coinvolta emotivamente con il figlio, e di solito le madri lo sono, a parte qualcuna snaturata, diciamo, di solito lo sono, non vedrà niente di quello che fa il figlio, fondamentalmente, o perlomeno vedrà tutte le cose al contrario. Tutti gli altri si rendono conto che il figlio fa delle cose non buone, va in giro, fuma gli spinelli, che ne so, si droga, eccetera, eccetera, va male a scuola, taglia la scuola, e la madre no. Per la madre, mio figlio sì che è proprio un bravo ragazzo, una brava ragazza, come lui, come lei, non c'è nessuno, non se ne rende conto, perché la parte logica viene travolta dal coinvolgimento della parte emotiva. E lo stesso discorso avviene nelle relazioni sentimentali. Tutti si rendono conto che l'uomo con cui stai ti riempie di corna, che neanche una cesta di lumaca ce ne stanno così tante, oppure ti sfrutta in qualche modo, che ne so, si approfitta del fatto che tu sei coinvolto. Lo stesso vale per gli uomini e per le donne. Il discorso è generale, non è soltanto legato dagli uomini, cioè relativo agli uomini e alle donne. E nonostante questo, tu dici: ah, lui è la persona migliore del mondo, lei è la persona migliore del mondo. Perché la parte emotiva non vuole perdersi le vettovaglie emozionali che questa persona ti sta dando. E sono vettovaglie emozionali che sono polpette avvelenate. Perché, ripeto, la caratteristica altra della parte emotiva è che è uguale bere dalla pozzanghera di acqua sporca o dalla sorgente di acqua pulita. Sei tu che dovresti insegnarle a lasciar perdere la pozzanghera di acqua sporca e di andare ad approvvigionarti alla sorgente d'acqua pulita, ma nel momento in cui sei coinvolto non puoi più farlo. Bene, anche questo sarà un tema che verrà trattato domani alle 21 in Via del Carmine 11 presso Container Concept. E chi fosse interessato, lo ripeto, dovrebbe contattare o via WhatsApp, SMS, eccetera, mandare la conferma al numero 333 15 11 703. Questa è stata per dare un'infarinatura sui temi che verranno trattati in modo approfondito, quindi verrà spiegato in modo dettagliato come sviluppare tutte queste caratteristiche, che ripeto sono importanti per noi stessi, perché evitiamo di dare delle facciate contro il muro, contro le persone sbagliate, e poi invece per sedurre gli altri, dove dobbiamo fondamentalmente distribuire delle polpette avvelenate, perché se non le distribuiamo noi non è un atto di cattiveria, vanno a prendersele, se le va a prendere qualcun altro, fondamentalmente le polpette avvelenate, cioè se non le do io non si coinvolgerà con me, andrà a coinvolgersi con qualcun altro, fondamentalmente. Mentre invece, se impariamo a gestire questa emotività, possiamo insegnare alla nostra parte emotiva a mettere in atto i giusti meccanismi di difesa prima di coinvolgersi, e, come dire, piano piano, gradualmente passare, diciamo,
dalla dose di eroina alla spremuta d'arancia, ma deve essere un percorso. Non è che puoi, quando uno si fa di eroina completamente, dirgli va, smetti con l'eroina che ti fa male, ma beviti le spremute d'arancia che ti fanno tanto bene, perché non lo farà mai, perché la sua parte emotiva, anche se la parte logica sa perfettamente che farsi di eroina fa male, continuerà, perché non ne può fare a meno, perché c'è qualcosa di più forte di lui. Invece prima di farti la prima dose, diciamo così, se insegni alla tua parte emotiva a bersi la spremuta d'arancia, lascerà perdere l'eroina perché sarà attratta dalla spremuta d'arancia. Ma devi farlo prima perché l'eroina non si presenta come eroina, diciamo, si presenta sotto le mentite spoglie di spremuta d'arancia, fondamentalmente. Perché chi ti seduce non si presenta mai come lupo cattivo, si presenta come nonna, diciamo così, travestita da lupo, cioè come lupo cattivo ma travestito da nonna. Per cui emotivamente, come dire, la parte logica è tranquilla perché dice una nonna è buona, e poi invece viene fuori il lupo cattivo, e quindi devi capirlo a priori, insomma, prima di coinvolgerti. Questo è il segreto, perché una volta che poi sei coinvolto, è come dire: mi faccio curare il dente quando ho l'ascesso. Quando c'è l'ascesso, c'è una faccia gonfia così, e ti fai curare, non ti tocca nessuno finché non ti è passato l'ascesso. Non puoi fare niente. E lo stesso discorso vale nella seduzione. Quando tu sei innamorato follemente, possono venirti a dire: guarda che quello o quella è uno stronzo, ti sfrutta, ti fa le corna, ti riempie di corna, ti fa qua. Tu non lo prenderai neanche in considerazione. Anzi, se viene un tuo amico a dirti: guarda che quella tua ragazza è proprio una zocca, una puttana, la dà a tutti, meno che a te magari, ti fa le corna, tu non ci crederai. Dirai che non è vero, che lei è una brava ragazza e tu sei uno stronzo che mi stai dicendo questo, che ti vuoi vendicare, vuoi seminare zizzagne perché ci hai provato con lei, che non c'è stata con te, e adesso ti vuoi vendicare venendo a seminare zizzagne, ma lei è una brava ragazza. E qui tu negherai anche l'evidenza, cioè negherai proprio anche l'evidenza, cioè qualunque cosa succeda, perché l'amore ti stravolge completamente la realtà, quindi devi accorgertene prima. E per accorgertene prima devi capire esattamente qual è questo linguaggio, in modo tale da poter finalmente mettere in atto le giuste strategie. Bene, quindi per l'ultima volta ripeto, poi saluto tutti, chi fosse interessato, domani alle 21 a Torino, Via del Carmine 11, presso Container Concept, riferimento 333 15 11 703. Ciao a tutti e vi ringrazio. Ciao!